ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Aaron e Gianina e oggi andiamo a vedere insieme come si prepara un altro grande classico della pasticceria francese, ossia la torta fragiere. La creò un certo Gaston Lenotre nella sua pasticceria nel 1966 a Parigi. Da allora è un dolce diffuso in tutto il mondo e apprezzato anche in tutto il mondo. Oggi andiamo a vedere insieme come lo si prepara. Per prima cosa vediamo insieme gli ingredienti per la genoise, ossia una specie di pan di Spagna, e per esso ci serviranno 100 g di farina 00, 4 uova, 120 g di zucchero semolato, 25 g di burro sciolto e 30 g di farina di mandorle. Per prima cosa versiamo in una ciotola più capiente le nostre uova e lo zucchero. Poi montiamo il tutto finché non diventerà un composto bello denso e spumoso. Passati circa 10 minuti possiamo smettere di mixare. Prendiamo un setacino e aggiungiamo la nostra farina 00. Quando abbiamo finito mescoliamo il tutto con movimenti lenti da sotto verso sopra, proprio in questo modo. Ora aggiungiamo la farina di mandorle e continuiamo a mescolare, sempre da sotto verso sopra. Ora prendiamo un cucchiaio abbondante del nostro impasto, lo mettiamo nella ciotolina del burro, mescoliamo il tutto, ora aggiungiamo il nostro composto all'impasto e continuiamo a mescolare. Ora possiamo trasferire il nostro impasto in una teglia con carta da forno con diametro di 20 cm. Poi cuociamo il tutto a forno normale, 170 gradi per 20-25 minuti. E dopo 35 minuti di cottura abbiamo tirato fuori dal forno la nostra genoise. Ora la lasciamo raffreddare e noi ci rivedremo dopo. Ora vediamo insieme gli ingredienti per la crema mousseline, ossia 600 g di crema pasticcera. Per chi non avesse visto il nostro video può guardare il link che apparirà ora in alto a destra, 100 g di burro morbidissimo e 80 g di pasta di mandorle. L'abbiamo ottenuta frullando 80 g di mandorle e aggiungendo 10 g di burro, finché non siano diventate una pasta. Ora ravviviamo la nostra crema pasticcera con delle fruste elettriche e togliamo le bacche di vaniglia. A questo punto possiamo aggiungere il nostro burro e continuiamo a mescolare finché non diventerà una crema spumosa. A questo punto aggiungiamo poco alla volta la nostra pasta di mandorle e continuiamo a mescolare. E dopo aver mescolato per bene tutti i nostri ingredienti, copriamo la ciotola con la pellicola alimentare trasparente e lasciamo la nostra crema in frigo fino al momento del bisogno. Qui con noi abbiamo 1,2 kg di fragole, gli togliamo la parte iniziale che è quella con il ciuffetto verde e le tagliamo in due. Cerchiamo delle fragole della stessa misura. Per il nostro sciroppo ci serviranno 200 g di fragole che abbiamo già tagliato a pezzettini, 30 g di zucchero semolato e 40 ml di acqua. Mettiamo dentro un pentolino lo zucchero, l'acqua e una bacca di vaniglia. Lasciamo tutto cuocere per 5 minuti. Mentre il nostro sciroppo si sta raffreddando, noi frulliamo le fragole. Ora aggiungiamo lo sciroppo alle nostre fragole, mescoliamo il tutto per bene e lo mettiamo da parte fino al momento del bisogno. Dal nostro pan di Spagna abbiamo ricavato due dischi uguali, togliendo la parte superiore e quella inferiore. Ora li andiamo a ritagliare aiutandoci con un cerchio di carta con diametro di 18 cm. Qui con noi abbiamo un anello di 20 cm di diametro che abbiamo ricoperto con della pellicola alimentare trasparente nella parte inferiore, che teniamo salda aiutandoci con un elastico. Nella parte interna invece abbiamo messo dell'acetato, che è una pellicola che si può trovare in qualsiasi tipo di negozio di pasticceria specializzato. E ora andiamo a disporre le fragole nella parte interna come sta facendo la mia mamma. E dopo aver fatto due giri con le nostre fragole, iniziamo ad aggiungere la nostra crema e copriamo per bene
gli angoli. Ora aggiungiamo il primo disco di Genoise. Poi lo bagniamo per bene con il nostro sciroppo di fragole. Ora facciamo un giro di fragole e le mettiamo come sta facendo la mia mamma, con le punte in giù. Ora aggiungiamo la nostra crema e copriamo per bene tutti i buchi che ci sono intorno. Ora le fragole che ci sono avanzate, tagliate a pezzettini, le cospargiamo lungo tutta la nostra crema. Ora abbiamo messo sopra le nostre fragole l'ultimo disco di Genoise e lo andiamo a bagnare per bene con il nostro sciroppo alle fragole. La crema che ci è avanzata la mettiamo lungo i bordi e, aiutandoci con una spatolina, la spalmiamo per bene. Ora copriamo la nostra torta con della pellicola alimentare trasparente e la lasciamo a riposare in frigo almeno 6 ore, ma noi vi consigliamo tutta la notte. Dopo una notte di riposo in frigo abbiamo capovolto la nostra torta, gli abbiamo tolto l'anello e ora gli andiamo a togliere la pellicola. Noi ci rivedremo dopo. Ma guardate che meraviglia di una torta che ci è venuta, ragazzi! E noi volevamo farvi vedere anche come si presenta dentro. Bene ragazzi, ora siamo arrivati al mio momento preferito, ossia l'assaggio. E adesso ci gustiamo questa meraviglia di una torta! Ragazzi, è deliziosa, c'è la crema che è stupenda, freschissima e si sente leggermente quel retrogusto di pasta di mandorle che richiama la crema mousseline. Poi c'è il pan di Spagna che è buonissimo, leggermente umido grazie allo sciroppo di fragole. E infine ci sono i pezzettoni di fragole, veramente danno un tocco di freschezza e completano la torta. Insomma ragazzi, è una torta stupenda, assolutamente da provare! Ok ragazzi, il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale, mettete tanti like e tanti commenti come speriamo che sia. E noi auguriamo a tutti una splendida giornata. Ciao ragazzi e mi raccomando, attivate la campanella!